What's up skater, sono Vincent e oggi ti insegnerò a fare frontside 180. Frontside 180 è uno dei primi trick che si imparano sullo skate, è anche uno dei più facili, anche se trovo più facile backside 180, ma lo vedremo in un altro video. Secondo me per farlo dovresti prima saper andare abbastanza bene in skate, riuscire a fare un po' di cruising, andare in giro tranquillo e perché no anche saper fare un po' di revert, sia in backside che in frontside, proprio per avere quella confidenza minima che serve per saltare e atterrare in switch. Al di là del fatto che sia un trick composto dal 80% di spalle, quindi del movimento che le spalle fanno e di tutto il corpo che segue, il foot place è molto simile all'ollie, quindi il piede avanti pochissimo prima delle viti e il piede dietro che segue la tavola in questo modo. Se vuoi puoi aiutarti, ma non è necessario, posizionando il piede dietro leggermente arretrato, un po' vicino al pocket, in modo tale già da indirizzare la tavola indietro quando vai a poppare. Come ti dicevo però è un trick che sta tutto nelle spalle e nel movimento che queste fanno, perché se non giri le spalle non lo chiuderai mai. È infatti fondamentale subito prima del pop caricare la spalla, quindi chiuderla leggermente un pochino per poi riuscire a dare il contraccolpo e stenderla quanto più puoi verso l'esterno fino a portarla a una rotazione di 180 gradi. Se non la giri completamente ti ritroverai probabilmente ad incartarti, girare solo per metà e non riuscire a chiudere il trick. Quindi questo trick si compone più o meno di tre fasi. La prima si caricano le spalle, nella seconda si carica il bacino e infine si va a poppare e fare un ollie, che diventerà frontside 180 perché noi saremo ovviamente obbligati a girare tutto il corpo e a portare con noi la tavola. Chiudo le spalle nel mentre mi abbasso, rilascio, carico. A questo punto, quando le spalle si sono aperte, io vado a poppare e a portare con me il bacino e le gambe. Noterete che tendo a poppare e poi con la gamba dietro andare a trascinare la tavola, quindi andarla a portare con me in questo modo. Tendenzialmente all'inizio si tende a fare un movimento unico. È una sorta di frontside pop shove it, ma non è dato da uno scoop questo shove it, bensì da proprio dalla vostra gamba dietro che va a girare con il corpo. Quindi è come se voi daste un calcio in avanti per poi atterrare. E that's it, questo è tutto quello che c'è da sapere per chiudere frontside 180. È importantissimo, mi raccomando, le spalle e ricordarsi di centrare i pesi. Quindi così come per l'ollie il peso è abbastanza centrale, però quando noi andiamo, occhio a non stare col peso troppo indietro, se no cadremo e scivoleremo. Non sta né troppo indietro né troppo avanti, ma al centro, in modo tale da riuscire a mantenere un po' il balance atterrando in switch, che è sicuramente la cosa che fa più paura all'inizio. Per quello vi dicevo, imparate a fare un po' di cruising, a girare anche in switch, perché vi aiuta poi nell'atterraggio a tenere la tavola sotto i vostri piedi. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se così, fatemelo sapere con un commento e scrivetemi quale trick vorreste vedere nel prossimo video. Peace guys, keep pushing!